Stamattina accompagniamo il signor Contissa a donare. Siamo proprio davanti alla porta dell'Avis e adesso lo seguiamo. Andiamo. Allora, signor Contissa, l'anno di nascita? 6657. Numero di telefono? 338-4167-088. Ok, negli ultimi 14 giorni si è recata in uno o più comuni dove ci sono stati tanti casi coronavirus? No. Ha contatto con soggetti positivi? Per quello che mi risulta, no. Ha rispettato tutte le norme del decreto di vigore? Oh, sì. Ok. Sempre negli ultimi 14 giorni, lei o qualche suo familiare ha avuto tosse, mal di gola, febbre, problemi influenzali? No. Ok. Igienizziamo le mani, gentilmente. Una firma qui. Ok, e si può regare la finestra dalla mia collega? Sì. Prego. Signor Contista, abbiamo terminato la nostra donazione, l'abbiamo accompagnato durante questa fase. Ricordiamo perché è importante venire qui all'Avis di Sciacca. È importante perché non dobbiamo dimenticare che l'Avis di Sciacca è quella che dà sostegno a tutto l'ospedale, per tutti i reparti. Dicevano proprio poco fa che una di queste sere, la mattina rientrando, si erano trovate scarsità di scorte perché in nottata ci sono state delle emergenze, non le cure varie, quelle di terapia normale, ma emergenze, e avevano quasi svuotato le scorte di sangue. Quindi è una cosa che occorre fare per tutti noi, e nessuno è immune da poter dire io non avrò mai bisogno, perché quando meno te l'aspetti puoi essere vittima di un intervento che richiede l'emergenza sangue. Poi io volevo approfittarne per ricordare a tutte quelle persone che ultimamente si sono offerte dietro mio invito di venire a fare la donazione, e vi prego, non dimenticate la promessa fatta e venite anche, ma non per una promessa fatta a me, per una vostra volontaria donazione. È molto urgente la cosa, è seria, perché c'è carenza e quindi bisogna intervenire immediatamente. Vi ricordo sempre, non voglio essere monotono, ci sono tanti ragazzi in questo momento in terapia che tutti i giorni vengono a fare, non tutti i giorni gli stessi ragazzi, ma tutti i giorni ci sono ragazzi che hanno bisogno di fare le loro trasfusioni, e non possiamo dire a questi ragazzi aspetta a casa, perché prima debbono fare la trasfusione e poi agire per le altre terapie competenti. E ne volevo approfittare per
per salutare un attimino il nostro presidente dell'Associazione dei Talassemici di Sciacca, Lillo Restivo, che è un ragazzo che è anche lui un operatore sanitario presso l'ospedale di Agrigento, e si è prestato, anzi, ora veramente non è più il presidente, ma comunque è sempre attivo, si è prestato tramite l'associazione, sia dei talassemici, ma soprattutto l'associazione Fastev Sciacca Onlus, che alcuni magari avranno sentito parlare, ha fatto molte raccolte per fare, diciamo, delle donazioni agli ospedali della provincia di Agrigento su varie attrezzature, su quello che hanno potuto fare. Quindi sono anche ragazzi che si impegnano anche sul sociale, forse perché la vivono pure in prima persona e sanno cosa significa essere partecipi nel sociale. Ripeto, io invito tutti quanti, tutti a venire a fare una loro donazione, c'è la massima sicurezza, assolutamente, non esiste proprio il problema del discorso infezione e cose. Qua l'AVIS addirittura sarebbe come una cosa quasi separata dall'ospedale, ma tutto l'ospedale in questo momento non vive la tragedia che ha vissuto all'inizio. Quindi non dobbiamo drammatizzare su delle cose che già sono serie in se stesso. Vi prego. Venite, c'è una massima sicurezza, si viene direttamente dal parcheggio, si arriva qua all'Aves, si effettuano i controlli, c'è un personale preparato, una massima sanità, tutto. Cosa dire? Donare Donare è vita, donare è vita, è vita. Ed è anche una so Io stamattina ho incontrato, oltre le persone che ho portato io, ho incontrato delle persone che erano qua già per appuntamento e mi hanno fatto un sorriso veramente. Oh, Dino, e come dire, erano proprio contenti e soddisfatti di quello che venivano a fare, perché si sa, è una cosa di salute, una cosa di bene, non è un capriccio, non è una cosa che si possa sottovalutare. Quindi ripeto sempre. Venite a fare la donazione, venite perché c'è molto bisogno e ricordiamoci che tutti ne possiamo avere bisogno quando meno ce l'aspettiamo.